Ah, è stata una gara combattuta, pensavamo comunque in settimana di potercela giocare, nonostante il loro valore che sicuramente è tanto. Io penso che all'inizio c'è stato un po' di titubanza, però poi cioè, eravamo alla pari, peccato per il risultato. C'era forse un po' il pensiero al derby della prossima settimana con i Riviera di Romagna? No, penso che al momento si pensava solo a Firenze. Adesso inizia una nuova settimana e ci sarà Riviera. Il derby è una partita a sé. All'andata abbiamo dato il massimo e peccato anche lì per il risultato, potevamo portarcela a casa, sono stati dei punti persi. Quindi ci rimbocchiamo le maniche e proveremo questa volta. Beh, la partita è iniziata molto bene, secondo me abbiamo affrontato questa partita nel migliore dei modi. Sì, abbiamo avuto molta fortuna nel primo tempo che hanno sbagliato la porta tra i gol di Firenze. Secondo me potremmo dare molto di più, potremmo portare a casa almeno un punto con il pareggio. Ci rifaremo sabato prossimo. Una valutazione alla prova romagnola. 7. Perché siamo andati molto bene, ci abbiamo creduto, siamo venuti qui con lo spirito per portare a casa un punto, non siamo riuscite, ma secondo me abbiamo fatto una partita. Sì, praticamente secondo me la partita l'ha fatta soprattutto nel primo tempo in Firenze. Abbiamo preso due gol, però abbiamo rischiato alla fine, non so, al 90esimo, di pareggiarla. Però niente, dai, rimaniamo un'altra settimana. Speriamo la vittoria perché abbiamo il derby contro Riviera e insomma vogliamo fare dei punti. Firenze è una buona squadra che ci ha messo in difficoltà anche l'andata, abbiamo perso anche l'andata. L'unica cosa sì, dovevamo secondo me affrontarla in maniera un po' più aggressiva, cioè abbiamo indietreggiato forse troppo, lasciamo un po' troppo campo, però se giochi contro delle squadre forti, se li lasci campo prima o poi lo prendi il gol. Secondo me dovevamo aggredirlo un po' più alte. Ma a partire da me quell'altro è centrocampo, però il campo poi è tutta un'altra cosa, cioè non ce ne siamo tanto resi conto. Però a me è andata. E nonostante tutto possiamo pareggiarlo.